Il libro Amaldi, a pagina 146, riporta la legge di Stevin, Stevino in italiano. La pressione esercitata da un liquido alla sua base è G di H. Fa anche un esempio numerico, immaginando un subacqueo immerso a 4 metri di profondità. Il sub si trova qua sotto e sente il peso e quindi la pressione di questa colonna d'acqua alta 4 metri. Perciò la profondità, l'altezza della colonna e la profondità sono 4 metri e poi basta sostituire G e la densità dell'acqua di mare, che è leggermente superiore alla densità dell'acqua dolce. La densità dell'acqua distillata sarebbe 1000 kg al metro cubo, quella dell'acqua di mare per la presenza dei sali è un pochino più pesante, quindi è 1030 kg al metro cubo. E il risultato è che questa colonna d'acqua di 4 metri fa una pressione di circa 40.000 pascal. Non dimentichiamo però che preme la pressione atmosferica sulla superficie, quindi la pressione complessiva, diciamo alla profondità dove sta il sub, è 40.000 pascal più praticamente altri 100.000, che è la pressione atmosferica, quindi 140.000 pascal più o meno. Ed ecco qua il risultato. Un'altra osservazione interessante è che a 4 metri di profondità la pressione dovuta soltanto all'acqua, quindi di GH, è, abbiamo detto, 40.000 pascal. Se fossero stati 10 metri d'acqua sarebbero stati 100.000 pascal, quindi come la pressione atmosferica. In altre parole, 10 metri d'acqua fanno la stessa pressione che fa l'atmosfera all'incirca. Questo schema aiuta a capire bene. Calcoliamo la pressione esercitata da 10 metri d'acqua, cioè in altre parole la pressione che si trova a 10 metri d'acqua di profondità, pressione dovuta solo all'acqua, trascurando per adesso la pressione atmosferica esterna. Allora basta usare la legge di Stevin di GH, la densità dell'acqua 1030 kg al metro cubo, l'accelerazione di gravità sulla Terra 9,8 metri al secondo quadrato e 10 metri di profondità. Il risultato è circa 10 alla quinta pascal, che è all'incirca un'atmosfera. Finora stiamo facendo tutti i calcoli approssimativi, giusto per capire bene i concetti. Quindi un'atmosfera, 10 metri d'acqua. Vediamo anche l'unità di misura, chilogrammo, metri cubi, le ho ricopiate tutte. Poi chilogrammo per metro al secondo quadrato è newton, metro e metro cubo rimane metro quadrato e quindi effettivamente viene pascal, newton su metro quadrato. Quindi abbiamo calcolato adesso che 10 metri d'acqua fanno a quella profondità fanno una pressione di circa un'atmosfera. Allora adesso consideriamo anche la pressione atmosferica che sta fuori, e quindi a 10 metri di profondità abbiamo due atmosfere, perché una è dovuta alla pressione atmosferica esterna, che è all'incirca un'atmosfera di valore 10 alla quinta pascal, ma poi c'è anche da aggiungere l'atmosfera dovuta ai 10 metri d'acqua. 10 metri d'acqua abbiamo visto che fanno un'atmosfera. Se poi vado a 20 metri trovo tre atmosfere, perché trovo due atmosfere dovute all'acqua, 20 metri, due atmosfere, più un'atmosfera dovuta all'aria, e così via. Per esempio a 40 metri trovo 5 atmosfere, perché ne sono 4 dovuti ai 40 metri d'acqua, più una esterna che per il principio, la legge di Pascal, si trasmette fino a 40 metri di profondità. E a 100 metri, ad esempio, sono 11 atmosfere, sempre per lo stesso motivo. Quindi, riassumendo, bisogna ricordare che ogni volta che si scende di 10 metri nell'acqua, in profondità, si aggiunge un'atmosfera, e che bisogna ricordare anche che a livello del mare già c'è, sulla superficie dell'acqua, già c'è un'atmosfera di partenza, che è la pressione appunto dell'aria.